No, questa è una cosa. Questa è un'altra cosa. Allora, Gavino, come posso stai? Non voglio niente. Ne... Senti, non incominci. Canta musica, ne no! Allora. Allora, bentornato. Bentornato, come stai? Guarda, Carlo Conti, mi sei mancato veramente come mi manca il maiale a casa. Veramente, Carlo, mi sei mancato. Io quando vengo qua ad aria fresca mi manca questo bel pubblico. Io quando sono qui mi sento veramente... Ti senti appagato? No, mi sento come... Ti senti appagato? Appagato? Sì. E che cazzo mi inviti a fare? No. Mi fai pagare il biglietto? Ma no, appagato, nel senso sei soddisfatto di tutto questo. Allora. Carlo Conti, guarda che se tu veramente fai così, ti ho portato anche un regalino. Oh, questo perché ho lavorato con Moira Orfei, Moira, conosci Moira? No. Quella che c'ha il panettone in testa. No. Qua. Che regalo hai portato? Te l'ho messo qua dietro nel tuo rosainetto. Lo prendo? Metti la mano dietro. Aio, aio, aio. Facciamo uno scherzo. Guarda, non c'è niente. Come non c'è niente? Che mi hanno rubato il serpente a sonagli? Che cazzo. Allora, per favore, allora, se qualcuno di voi, se c'è qualcuno, c'è il serpente a sonagli? No, per favore portatemi il sonaglio che è di mio figlio. Senti, guarda, Gavino, sei... Prosciutto, ne vuoi? Vedi, allora. Vedi che mi vogliono, sì, vedi, prosciutto, ne vuoi? Sto sudando freddo. Stai sudando veramente, come una spugna. Allora, voglio sapere, sei venuto in aereo qui dalla Sardegna? Sono venuto in aereo con mia nonna, che non era mai stata in aereo, mia nonna, veramente. Ah. Appena è salita in aereo, ha guardato al finestrino e ha detto, guarda le persone, sembrano formichine. Ha detto, no, guarda, sono proprio formichine perché ancora dobbiamo decollare. Ah, okay. È un po' con la tua attività... la nonna. Grazie, E la tua attività di fotoreporter? Me ne ito qualcosa qui dentro, me ne ito, vabbè. No. E la tua attività di fotoreporter? Ah, fotoreporter per il mio giornale, che va benissimo, va fortissimo. Certo. In Sardegna lo leggono dappertutto, in autobus, in treno, veramente, cioè dappertutto. Pensa un po' che c'era un mio amico che lo leggeva mentre guidava. E come si chiama? E come si chiamava? Perché ho detto c'era, ha fatto la testata dritta del muro. Andiamo dritti, allo scoop numero uno. Sì, allora, Mara Vernel è venuta al villaggio. Venier si chiama, Mara Venier. Ma è sempre vestita bianco, più bianco non si può. Allora, Mara Vernel è venuta qui da noi, è al villaggio, ho visto che ha gli occhi un po' distanti lei, no? Dal destro al sinistro. Penso proprio, per darsi il collirio lei usa la bicicletta. Veramente una cosa... Veramente, l'ho visto io. E poi il Massimo Lubrano. Lubrano, Antonio Lubrano. Lubrano, quello lì mi manda Lubrano. Sì, sì. Che veramente in camera l'ho sentito, io ho messo l'orecchio dalla porta. Era con una ragazza, la sua ragazza, la sua donna, e aveva fatto delle cose. Vabbè. Sorvola su questo. Sorvola su questo. E al finale, sai cosa è successo? Ho sentito dire di là. Lui gli ha fatto a lei. Non ti devi preoccupare. Non ti preoccupare, non sei rimasta incinta. Tanto tu lo sai, io sparo sempre a salve. Gavino, grazie. Ho finito con l'imitazione. Ho fatto l'imitazione. Hai fatto l'imitazione. Ti porto un prosciutto, eh. Adesso torniamo.